troviamo a Pagliano, in provincia di Frosinone, in un terreno che abbiamo ritenuto negli anni vocato per questa cultura del pesco. E produciamo pesche e pesche noci, pesche bianche e pesche gialle dal periodo di giugno sino ad ottobre inoltrato. E su circa 15 ettari produciamo circa 3.000 quintali nelle medie degli anni. Nella zona siamo, penso, tra le aziende leader, perché abbiamo da quasi 50 anni a questa parte sempre seguito un aggiornamento varietale e praticamente siamo presenti anche con una commercializzazione in azienda, come spaccio aziendale. Ci serve ancora, come si dice, di essere sempre più presenti su questi mercati locali per il discorso del chilometro zero. Il pesco è una pianta che ha una serie di antagonisti, di malattie, di insetti, però se curata in maniera sistematica, se seguita nel corso del ciclo produttivo, può portare molti frutti e di qualità. È una pianta che ha bisogno di un terreno fertile, soprattutto di microelementi, per avere poi nel prodotto finale un soddisfacimento importante, per avere un prodotto di qualità. Quindi soprattutto microelementi, una quantità di acqua sufficiente a poter assorbire questi elementi dal terreno. È una pianta che ha sicuramente una vita breve, diciamo mediamente un 15-16 anni, questo infatti è un frutteto in piena fase produttiva, in quel periodo dà il massimo della produzione. In questa zona collinare, diciamo, anche un po' la differenza di temperatura tra il giorno e la notte consente l'esaltazione dei profumi, dei sapori poi della pesca, che dà la possibilità di produrre un prodotto di alta qualità. In commercio possiamo trovare varie tipologie di pesche. Abbiamo ad esempio le pesche nettarine caratterizzate da una buccia liscia, oppure le pesche saturnine caratterizzate da questa forma appiattita e da una buccia invece leggermente vellutata. Per quanto riguarda le varietà di pesche che possiamo osservare in commercio, abbiamo ad esempio pesche a pasta gialla oppure pesche a pasta bianca. Facciamo particolare attenzione anche alla buccia della pesca stessa, che possiamo vedere ad esempio qui come elemento di scarto, ma in realtà viene anche utilizzata per la produzione di marmellate. La pesca è un frutto che fornisce un apporto calorico moderato, parliamo infatti del 40 kcal per 100 g di prodotto, e dal punto di vista chimico è un alimento ricco di acqua, fibre, sali minerali e vitamine. Ricordiamo altre proprietà nutrizionali delle pesche, ovvero il contenuto di fibre. L'elevato contenuto di fibre le rendono degli alimenti ad elevato potere saziante, che possiamo utilizzare come spuntino oppure come merenda o ancora in associazione con sfiziose insalate. Per quanto riguarda invece i sali minerali, il più importante e più abbondante è sicuramente il potassio, che rende la pesca un alimento altamente tonificante e mineralizzante, da utilizzare anche come spuntino ad esempio dopo un'attività sportiva, per reintegrare quei sali minerali che sono stati persi a seguito di un'eccessiva sudorazione. Il potassio è importante anche perché ha dei benefici effetti sul sistema cardiovascolare, quindi è da consigliare almeno una pesca al giorno anche a tutti quei soggetti affetti da patologie cardiovascolari. E ancora ricordiamo le vitamine, in particolare la vitamina C e il beta-carotene. Soprattutto in questo periodo estivo il beta-carotene, la sua assunzione, è importante poiché va a stimolare la produzione di melanina e quindi protegge la nostra pelle dai raggi UV. Un consiglio quindi che posso dare è quello di consumare frutta fresca di stagione, poiché può apportare al nostro organismo tutti quei principi nutritivi che servono per il nostro benessere.